paese si sta dividendo fra chi è pro giusta accoglienza e chi invece definisce che i migranti devono stare fuori e che sono tutti colpevoli di quello che anche solo un migrante può aver commesso. Si sta quindi ancora di più spaccando la società italiana, non soltanto la politica. Beh, io dico che questo intanto è un grande errore che stiamo facendo perché intanto stiamo parlando di persone, di esseri umani che arrivano, che hanno bisogno di venire dalla nostra parte, che sono costretti, non hanno alternativa. Dopodiché io critico fortemente la politica italiana, di destra, di sinistra, che non ha saputo affrontare il fenomeno dell'immigrazione nel modo giusto. Nel modo giusto, cioè siamo stati bravi sicuramente nell'accoglienza, ma manca la seconda parte, cioè quella dell'integrazione, quella dell'interazione. Queste persone le abbiamo lasciate allo sbando, le abbiamo lasciate allo sbando e criticate fortemente dalla politica. Adesso la fascia si è allargata, cioè a dire prima erano solo i leghisti, poi si sono associati gli altri, tutti hanno contribuito e sono andati verso, diciamo, una deriva populista perché credevano che attraverso questa deriva populista si possono prendere più voti. Lo hanno dimostrato un po' tutti, devo dire. Questo non ha fatto altro che seminare odio, rancore, conflitti sociali, lo abbiamo visto con questi estremismi che sono tutti questi fatti che abbiamo visto di razzismo, di xenofobia, di gente che fa le barricate, che mette le bombe Molotov, gente che odia queste persone come se fossero dei mostri, ma grazie a questo a che cosa? Grazie a una politica che ha accusato continuamente queste persone, non ha saputo gestire per nulla il fenomeno dell'immigrazione. E di conseguenza poi vengono anche amplificate queste notizie vengono da alcuni giornalisti, per fortuna alcuni giornalisti, perché io penso che i giornalisti sono, è una missione fare il giornalista, io ammiro tantissimi giornalisti che fanno il loro lavoro con correttezza, con passione, con onestà, e ne abbiamo di esempi in Italia, sia giornalisti italiani, nazionali che internazionali. Però ci sono pure alcuni giornalisti o sedicenti giornalisti che non fanno altro che essere l'eco di alcuni politici e quindi che non fanno altro che tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i santi giorni, tutti i santi giorni, seminare l'odio, il terrore, il rancore, con delle cattive notizie. Non con la disinformazione, ma con la cattiva informazione. Facendo apparire queste persone come se fossero degli alieni, dei mostri che vengono qua solo per fare del male, che vengono qua a rubare il lavoro, che portano malattie, prostitute, terroristi, sono tutte delle falsità che non fanno altro che spaventare la gente. Io questo lo chiamo terrorismo mediatico. Terrorismo mediatico, e secondo me è un crimine e andrebbe perseguito per legge questo, perché spaventare la gente è un crimine. Perché poi la gente, la povera gente, perché la gente non è cattiva, la gente è cattivamente informata e di conseguenza reagisce poi nel modo sbagliato. E ne abbiamo avuto evidenza con le barricate, con quello che hanno fatto, con quei fatti di xenofobia, di razzismo. Non ultimo, questo eccesso, e cioè dire questa sparatoria a Macerata. Queste sono delle cose che noi non dobbiamo permettere, che la politica non deve permettere, che i giornalisti non devono permettere. Questo ci porterà, purtroppo, se non viene preso un provvedimento, ci fermiamo un poco a riflettere dove stiamo andando, sicuramente ci porterà a una, come dire, a una spirale di violenza che sicuramente nessuno ci guadagnerà, ma tutti perderemo. In questo momento quindi la politica ha abdicato al proprio dovere e ha lasciato che si ricostituiscano estremismi che si possono chiamare di destra, di sinistra, non ha importanza. Qual è l'errore della classe politica dirigente del nostro paese? L'errore della classe politica dirigente di questo paese è in particolar modo nei confronti del fenomeno dell'immigrazione, perché questo è il tema più cogente di questi giorni, di questo periodo, quindi sull'immigrazione sicuramente la politica ha grande responsabilità. Fino a poco tempo fa la sinistra, il PD, con a capo Renzi e poi Gentiloni,
hanno operato secondo le mie idee, secondo le mie idee. Bene, cioè dire, hanno fatto la voce grossa anche a livello europeo sull'immigrazione, abbiamo accolto tutti. Qualcuno ha detto che abbiamo fatto onore all'Europa, abbiamo fatto onore all'umanità, non abbiamo mai fatto trovare un muro, mai un filo spinato. Ecco, abbiamo, quindi era una politica pro immigrazione, ma pro immigrazione per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda l'aiuto a queste persone, cosa che invece è arrivato a un certo punto si è fermata, addirittura. Il PD ha fatto un passo, neanche un passo indietro, ha fatto dietro fronte. Ha fatto dietro fronte con un'operazione, io dico scellerata, un'operazione che non ho condiviso dal primo momento e che mi ha stranito perché la sinistra non ha queste idee, cioè di fare, è andata a fare un patto, un accordo con la Libia, cercando di bloccare queste persone dall'altra parte, cosa che ha fatto l'Europa nel passato con Erdogan, ma c'è una grande differenza tra quello che ha fatto, che tutto il mondo si è indignato, non ha condiviso quello che l'Europa ha fatto con Erdogan, ma quello che abbiamo fatto noi è ancora peggio perché mentre in Turchia abbiamo i campi profughi, in Libia abbiamo i campi di concentramento, abbiamo i lager, non sappiamo cosa succede a queste persone, le torture ne siamo certi perché le vediamo, perché arrivano ragazzi, donne, uomini con delle torture, non sappiamo se fanno anche di più. Se vengono uccisi, se vengono messi nelle fosse comuni, questo non lo posso dire. Chissà, magari quando finirà tutto questo, può darsi che andremo a trovare questi orrori. Però sicuramente, mentre prima potevamo dire di non avere mai messo un muro, ebbene il muro l'abbiamo messo in Libia e questo non ci fa sicuramente onore. Ed è passato come un fatto di orgoglio, di vanto, di dire che abbiamo avuto il 35% degli arrivi in meno, abbiamo avuto il 35% in meno degli arrivi, un calo importante rispetto agli anni precedenti. Beh, non sarei io così orgoglioso, non mi vanterei di questo perché non so che fine ha fatto o che fine fa questo 35% in meno che arriva. E ancora una volta ho sentito in questi giorni, come dire, cantare vittoria per quanto riguarda quest'ultimo accordo che l'Italia ha fatto. Pare che sia uscito vincitore di questo accordo, cioè dire quello di cambiare le regole del soccorso, del recupero in mare, del controllo delle frontiere attraverso l'operazione Themis che va a sostituire l'operazione Triton che a sua volta andava a sostituire Mare Nostrum. Beh, io posso dire che sicuramente, certamente, questo ulteriore accordo che è stato fatto non ha portato niente di buono, non porterà niente di buono, penso che peggiorerà le cose perché vero è che mentre prima le navi che intervenivano di Triton, quindi Frontex, per salvare e recuperare queste persone, avevano l'obbligo di portarle nei porti italiani, mentre adesso siamo riusciti con questo accordo, invece non hanno l'obbligo, ma hanno l'obbligo di portarle nei porti più vicini. Ma sappiamo che c'è una differenza fra la parte orientale e la parte occidentale, ma quello che riguarda l'Italia è la Libia, la Tunisia, sono da là, i nostri migranti arrivano da là, i nostri migranti, dico i nostri migranti perché è la nostra gente, perché è la nostra gente, sono donne, uomini, bambini, non dimentichiamo mai, non perdiamo mai di vista che stiamo parlando non di pesci, stiamo parlando di esseri umani, di bambini, uomini, donne, che fino all'altro giorno hanno perso la vita, 90, e ancora prima dal 1º di gennaio, tutti i mesi altri 250. Sono persone, sono esseri umani, quindi stiamo parlando di confini, non confini, non confine. Beh, viva Dio, dopo questo accordo li devono portare nei porti più vicini e più sicuri. E siccome i porti più vicini e più sicuri comunque sono Malta e i porti siciliani e Lampedusa, quindi non è cambiato nulla, arriveranno sempre da noi. Beh, io dico che noi li accoglieremo sempre come abbiamo sempre fatto, questo non ci dispiace assolutamente. Mi dispiace il fatto che nel corpo di questo accordo c'è un'altra cosa, un'altra vicenda, cioè dire l'arretramento della linea di confine, che mentre prima le navi di Mare Nostrum addirittura si spingevano fino a 20 miglia dalla costa libica, adesso le navi italiane che fanno parte di questa nuova operazione Themis vengono portate a 24 miglia dalla costa europea, quindi dalla costa siciliana, il che significa che se dovesse esserci un naufragio presso la costa libica,
Ebbene, i tempi sono molto più lunghi prima che noi arriviamo in quella zona sicuramente non andremo a trovare più nulla. È necessario incentivare, dare nuova linfa vitale a quelle che sono, quello che è, sono la cooperazione internazionale, fare in modo che l'Europa intera, ma non solo, possa portare, come dire, attraverso tutte quelle che sono quelle operazioni, che possono portare benessere, che possono portare qualcosa nei paesi d'origine, dove fare in modo che possono vivere una vita dignitosa, il minimo, perché non vogliono chissà quale cose vogliono vivere serenamente e dignitosamente presso la propria terra e quindi in questo modo ecco, possiamo aiutarli a restare a casa loro, perché nessuno credo che vuole lasciare la propria terra, i propri affetti, i loro cari. Se non è costretto. Queste proposte, queste idee sono a dir poco logiche, poi chiaramente se le dice il dottor Pietro Bartolo che da 25 anni a Lampedusa vede in prima linea quanto accade e guarda negli occhi queste persone, appaiono ancora più logiche e credibili. Ma chi le dovrebbe attuare, considerando che in questo momento la destra italiana, il centrodestra e la destra italiana soffiano sul fuoco del aiuto ci invadono, e la sinistra o il centrosinistra sembra credere poco nei propri ideali, perché il Liberi Uguali l'aveva proposto lei in un collegio in Lombardia e il Partito Democratico da cui è venuto fuori Liberi Uguali non ha creduto nell'altro volto simbolo dell'accoglienza da Lampedusa, non ha proposto la candidatura di Giusi Nicolini. Cosa sta accadendo in questo momento nel centro-sinistra e nella sinistra italiana? Non crede più nelle proprie idee, non ha più un'ideologia? No, io dico sicuramente, io, come dire, ho partecipato all'inaugurazione di questo progetto politico nuovo, Liberi Uguali, e sono dentro, io ho detto che è la mia casa perché riconosco le mie idee, riconosco un programma che è molto vicino alle mie idee. Parlo sul fenomeno dell'immigrazione, ma non soltanto, anche sul lavoro, sui giovani, sui più deboli, sulla sanità. Dico, abbiamo delle idee che sono abbastanza, come dire, abbastanza buone, quindi ci credo, faccio parte di questo partito, l'ho dichiarato apertamente. Poi mi è stata anche, come dire, data l'occasione quindi di partecipare, quindi di candidarmi al Senato o alla Camera, ma io ho ritenuto opportuno in questo momento storico, in questo momento, di restare fuori. Diciamo da quello che è la politica italiana, ma da protagonista, ma preferisco restare a Lampedusa perché c'è molto bisogno a Lampedusa, c'è molto bisogno da parte dei lampedusani, il mio popolo, la mia gente. Non mi sono più ritrovato nel PD perché mi sono sentito tradito da questi accordi, da questo dietrofront che ha fatto il partito e mi dispiace tanto perché vedere un partito che si è polverizzato, questo mi dispiace, dando la possibilità alla destra di andare al governo e noi sappiamo che nella destra ci sono dei personaggi che io non stimo per niente. La politica italiana oggi, destra e sinistra, non ha saputo affrontare il fenomeno dell'immigrazione nel modo giusto, non ha saputo affrontare il problema dei più deboli nel modo giusto, non ha saputo affrontare il problema della sanità nel modo giusto. Sono tante, tante le cose che il governo, i vari governi che si sono succeduti negli ultimi 25 anni non hanno saputo dare delle risposte importanti al popolo italiano, ai giovani. Soprattutto nel campo lavorativo. Perché Dottore, mi scusi, a Lampedusa sono passati svariati premier, ministri, è passato di tutto. Però Lampedusa come prima linea sul fronte migratorio continua ad avere in questo poliambulatorio di cui lei è responsabile un solo pronto soccorso e una sola guardia medica. E
non è stata mai dotata di una implementazione che possa essere anche non letteralmente una sala operatoria, ma qualcosa di simile, impiegabile in casi estremi. Se lei avesse l'opportunità di influire sulle scelte di governo e quindi su quelle del Ministero della Salute, a Lampedusa cosa manca? Cosa farebbe? Come vede la sanità a Lampedusa? Ma io dico sinceramente che la sanità di Lampedusa non è male, abbiamo un'ottima sanità, certo si può fare sempre meglio, si può fare sempre meglio. E noi abbiamo avuto come dire, un incremento diciamo, sia dal punto di vista delle apparecchiature, ma anche di personale, devo dire, in questi ultimi anni, certamente si può fare molto meglio. Io dico che spesso mi viene una risposta che do volentieri, perché spesso mi viene chiesto, ma possiamo venire ad aiutarla, anche dei volontari, dei medici o anche non medico, possiamo venire ad aiutarla a Lampedusa, possiamo fare qualcosa per Lampedusa? Io dico no, io dico no, perché noi ce l'abbiamo sempre fatta, con grandi sacrifici devo dire. Grazie ai miei collaboratori, i miei medici, infermieri, che sono sempre là, disponibili, sono bravi, non hanno mai guardato né notte né giorno, né orario. Sono sempre qua, a volte ci siamo trovati in gravissime difficoltà, devo dire, però noi ce l'abbiamo sempre fatta, sono 27 anni che lo facciamo, non è mancato mai per noi. A volte dico, ripeto, con grande difficoltà, certo, ripeto, si potrebbe fare molto di più, ma non solo per i migranti, ma anche per i lampedusani, però devo dire che tutto sommato la nostra sanità non è male, non è male. E quando io dico no, non vogliamo nessuno perché lo dico con cognizione di causa, dico che noi siamo la porta d'Europa. Una porta sempre aperta. Da noi arrivano, li curiamo, li accogliamo, li ascoltiamo, li trattiamo per la prima volta dopo un lungo periodo che hanno passato nel deserto, in Libia, nei loro paesi, li trattiamo per la prima volta come esseri umani. Ma noi siamo una porta, siamo un passaggio, entrano e poi escono. Il problema è la casa, e la casa è l'Italia, la casa è l'Europa, è là che bisogna intervenire, è là che bisogna spendere delle energie. Noi qua ce la facciamo, noi Dottore, garantiamo tutto qua. Ecco, il problema diventa la casa. Dopo la porta c'è la casa è l'Italia, è l'Europa, là bisogna fare qualcosa per queste persone, solo là. Si deve intervenire, si deve intervenire con l'integrazione, con l'interazione, con tutto quello che è necessario perché queste persone possono sentirsi esseri umani e non chiusi nei centri di accoglienza o essere buttati fuori sotto i ponti dove sono costrette poi per sopravvivere a fare tutto quello che poi non viene accettato, ovviamente. Perché se sono costrette a prostituirsi, se sono costrette a spacciare droga, se sono costrette a fare atti delinquenziali oppure essere costrette a lavorare come schiavi, l'abbiamo vista a Rosarno, ma non è solo Rosarno quello che succede, quello che succede, mila e mila persone che vengono trattate come schiavi, là nei campi a raccogliere pomodori a 2 euro l'ora e poi vivere in quelle capanne senza bagni, nelle latrine, questo non è umano, è disumano. E poi ci meravigliamo perché, sì, perché qualcuno fa qualcosa di grave o qualcosa di brutto. E allora andiamo a vedere, andiamo a dire tutte queste cose. Ecco, ecco dove sbaglia la politica italiana, dove ha sbagliato la politica italiana e dove non è riuscita mai a dare, come dire, un giusto approccio al fenomeno dell'immigrazione, un giusto approccio. Io ho detto che siamo campioni del mondo di accoglienza, non lo siamo per niente subito dopo nel campo della integrazione che è stata data in mano solo a quei volontari, a quelle associazioni, è lo Stato che deve intervenire e non possiamo fare finta più o dire che ancora si parla di un fenomeno emergenziale, un'emergenza. Da 27 anni che abbiamo questo fenomeno, non è più un'emergenza. Dobbiamo farcene una ragione, è un fatto strutturale. Possiamo mettere tutti i muri che vogliamo, possiamo mettere tutti i fini spinati che vogliamo. Il fenomeno dell'immigrazione non lo può fermare nessuno e quindi dobbiamo fermarci un attimino, affrontarlo in modo razionale, intelligente e lungimirante. O solo questo possiamo fare e dobbiamo farle perché dobbiamo pensare che queste persone sono e possono essere un'opportunità. Se
Se noi l'affrontiamo in questo modo, forse potremo risolvere questo problema e possiamo convivere tutti insieme in pace. In questo momento una parte degli italiani odia, probabilmente entrambe le parti, però c'è una fazione che, malgrado l'indiscutibile logica di quanto lei afferma, in questo momento, quando andrà in onda l'intervista, la odierà, perché lei difende determinati valori e quindi smentisce le loro ideologie. Come si fa a parlare, a dialogare, quando in questo momento chi si è offerto di pagare addirittura le spese legali per la difesa di chi sabato ha sparato a 6 migranti assolutamente innocenti, la attaccherà come un nemico? Beh, certamente, ma sì, perché questo può succedere, lo capisco io, certamente, e se questa è gente che neanche loro ha colpa, hanno anche ragione forse a considerarmi in questo modo, ma questa è gente che purtroppo è stata manipolata, è stata plagiata da questo continuo bombardamento di informazione sbagliata nei confronti di queste persone, capisce che se io vengo tutti i giorni bombardato, ma anche io faccio un esempio, ma tu pensi che la gente, per esempio quello che è successo poco tempo fa a Goro e Gorino, non so se ricordate, cioè dire, dovevano arrivare 10-13 donne in un paesino. La gente di Goro e Gorino ha fatto le barricate. Ma pensi che quelle persone sono cattive persone? Io penso di no. Io non credo. Questa è gente che è stata informata male, è stata cattivamente informata, artatamente, è stata plagiata. Perché io non posso credere che un paese, delle persone innocenti, perché non sono innocenti, fanno una cosa del genere, come quelle che hanno messo le bombe Molotov in un albergo perché sapevano che dovevano arrivare i migranti, come quel milione di persone in Polonia che si è andata a mettere lungo il confine, un milione di persone, il confine in ginocchio con il rosario in mano, pregando per scongiurare l'invasione islamica. È vergognoso, è disumano. Io non penso che quel milione di persone è gente cattiva. Assolutamente, quella è gente che è stata manipolata, è stata convinta, gli hanno creato dei pregiudizi, dicendo tante di quelle falsità. Per esempio, una grandissima falsità, la più grande io credo, che è quella di dire che c'è un'invasione epocale. Ma non è vero, i numeri per una volta servono. Io odio i numeri perché per me sono persone, sono donne, bambini, uomini, non so mai quanto ne arrivano. Me lo chiedono ogni tanto quando esco fuori dal Moro Favaloro, i giornalisti, quante ne sono arrivate? Non lo so, non li conto io, non mi interessa. Io vedo donne, uomini, bambini, ma per una volta i numeri servono. Non è vero che c'è l'invasione epocale. 2016, l'anno più grande, 181.000 ne sono arrivati. Ma 181.000 è un'invasione epocale? Però la gente ci crede, quando dicono questo, che siamo invasi, ci stanno mangiando vivi, per esempio, certo, se poi una politica idiota li porta tutti a Milano, o li porta tutti a Catania, o li porta tutti, è ovvio che dà la sensazione di esserci un'invasione, ma se avessimo fatto una politica intelligente, lungimirante, razionale, come dico io, un'equa distribuzione su tutto il territorio italiano, non dico su tutto il territorio europeo, immagino un po', su 700 milioni, 180 mila non li vedremmo nemmeno, ma neanche in Italia, pensa che su 8 mila comuni, solo 2 mila li accettano, 6 mila non c'è nemmeno uno, è ovvio che poi ti dà la sensazione e l'impressione di esserci l'invasione. Distribuiamoli, ma distribuendolo che cosa succede? Tu sai che è più facile integrarli, è più facile accettarli, certo se io in un paesino di 300 abitanti ci porto 200 migranti il problema comincia il problema per chi li riceve, ma anche per quelli che arrivano, perché si sentono trattati male, si sentono rifiutati, ed ecco che nasce il conflitto, nasce questo conflitto sociale, la guerra fra i poveri, ma questo è tutto una strategia politica, parliamoci chiaro, dietro la pelle di queste povere persone c'è una grande speculazione economica e soprattutto, la cosa più grave, una grande speculazione politica.